Parliamo della beffa, una partita che dovevamo vincere, una partita che l'Acropoli doveva vincere perché aveva legittimato il risultato. Pochissime occasioni quelle del Città di Messina, però purtroppo c'è da pensare che abbiamo preso due gol allo scadere sempre per disattenzione in fin dei conti. Sì, in effetti sì, la partita l'abbiamo fatta noi, quindi ci sono state queste due disattenzioni che ci sono costate molto care. Il discorso è questo, che a prescindere dagli episodi che nel calcio ci sono, cioè noi abbiamo iniziato la partita i primi 30 minuti fatti bene, dove la squadra è stata nella fase di non possesso palla, ha concesso molto ma molto poco all'avversario e ha sviluppato delle trame di gioco abbastanza efficaci perché siamo arrivati al tiro in porta in diverse occasioni. Quindi questi primi 30 minuti mi sono piaciuti. Nel momento in cui abbiamo concesso spazio all'avversario, abbiamo preso gol. Idem il secondo tempo. Nel secondo tempo, nel momento in cui molliamo un pochettino la presa, e lasciamo degli spazi all'avversario, l'avversario ci puniscono. Anche se questi episodi potevano certamente con più attenzione, certe situazioni con più attenzione, con più concentrazione potevano essere evitati. Però quello che voglio dire è che questi episodi si sono verificati perché la gestione del vantaggio non è stata fatta nella maniera più consona. Quindi voglio dire che quando una squadra sta vincendo bisogna fare più possesso palla, cercare un pochettino di accorciarsi molto, molto di più, fare possesso palla e attaccare gli spazi. Questo ancora non è avvenuto, però in una settimana non si può naturalmente pretendere tutto. Quindi quello che è venuto a mancare, a prescindere dagli episodi, è stata appunto una gestione della palla non fatta nella maniera più giusta. A prescindere da questo risultato, in fin dei conti beffa, si può sentire soddisfatto sia del gioco e dell'intensità e della cattiveria agonistica che ha espresso la squadra. Sì, io sono molto soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto. Ripeto, tolto questi episodi, però i ragazzi sono andati in campo molto motivati, molto concentrati, molto attenti, insomma, io li ho visti vogliosi di poterla vincere. Certo, abbiamo soprattutto, ripeto, sia nel primo tempo, i primi 30 minuti, che nel secondo tempo, inizialmente la squadra ha reagito bene al discorso del pareggio. Però ripeto, posso rimproverare ai ragazzi non l'atteggiamento, ma quella disattenzione nelle occasioni del gol. Però la squadra, ripeto, ha dato tutto quello che era possibile dare. Mister, diciamo, questa è la quarta partita che in realtà l'Acropoli perde punti, rovina in extremis, appunto, cioè lavora tanto anche sull'aspetto mentale, caratteriale. Forse è una squadra che ancora porta dietro un po', diciamo, i problemi della passata gestione. Beh sì, queste sono delle scorie dovute al fatto che questa squadra nel momento in cui è penalizzata un pochettino dagli episodi che sono successi precedentemente, insomma questo significa la paura di vincere, no? Subentra nell'inconscio una non sicurezza che appunto poi vengono a verificarsi questi episodi che, ripeto, una squadra che è mentalmente libera, certi episodi, certi errori certamente non li commette. Però, ripeto, noi stiamo commentando gli errori, quello che però è molto positivo è l'atteggiamento che la squadra ha avuto. Ha avuto un atteggiamento molto positivo, i ragazzi hanno lottato tutti, non può essere rimproverato nessuno per quello che hanno fatto, però è chiaro che certi episodi non devono più avvenire. Poi per la prima volta sono andati a segno nella stessa partita tutti e due gli attaccanti contemporaneamente, quindi questo è anche un segnale importante per il prosieguo. Beh sì, perché il nostro obiettivo è quello di mettere nelle condizioni migliori gli attaccanti per poter far gol. Mi sembra che la squadra sotto questo aspetto abbia fatto quello che doveva fare. Nella fase di possesso palla c'è stata molta mobilità, quindi era abbastanza facile il discorso di arrivare al tiro. E quando gli attaccanti vengono serviti in una certa maniera, è chiaro, per chi ha il fiuto del gol innato, è chiaro che è un discorso di agevolare, vengono agevolati appunto dal lavoro che la squadra fa. Martedì si ritorna agli allenamenti, da dove ripartire e che cosa migliorare in particolar modo?
Ma questa paura, perché nel momento in cui questa squadra passa in vantaggio non deve avere questo tipo di gestione, deve gestire, il possesso palla deve essere gestito in maniera diversa, cioè dobbiamo avere la forza di tenere palla e farla girare nella maniera giusta, non perderla e cercare di cercare di attaccare gli spazi nel momento in cui o li andiamo a cercare o gli spazi che si verificano. Quindi la paura di vincere non ci deve stare, perché diversamente succedono appunto questi episodi. Mister, dal punto di vista personale invece, questo ritorno sulla panchina dell'Agropoli dopo 19 anni, è stata un po' di emozione più all'inizio, poi immagino durante la gara poi no. Si è persa. Sì, si è persa, mi è passata, perché mi dispiace soprattutto per i tifosi, perché volevo appunto regalargli questa vittoria. Mi è dispiaciuto molto, anche perché è scaturita nell'ultimo minuto di recupero, quindi è stata veramente una beffa. Va bene, grazie mister. Va bene, grazie.